tutti no. Come andrà? Io. Comunque vada, sarà un successo. Mi viene voglia già di piangere, tipo, perché già? Quando lo chiamo è quello, no, quello è nero, quello è blu, quello è stretto, quello è largo, quello è corto. Tino, siamo per chiamare lei, lo invidio chiamata, perché deve scegliere il suo nuovo guardaroba. Già ce l'hai scritto alle spalle, guarda, guarda cosa c'è scritto. Fuori tutto. Fuori tutto, di testa proprio. Ah, proprio, è fuori di testa, è fuori tutto, sì, è vero, vabbè. Vabbè, che dici, andiamo da Gianni, vuoi? Andiamo da Gianni, o meglio da Gabriella, che speriamo... Che tutto vada bene. Che tutto vada bene, ti... Ti presento Gabriella. Ciao Lello! Oh, carissima bella! Ciao, come stai? Gli ormoni già. Stai buono. E oggi gusti particolari, cara. Lui vabbè, ha dei gusti. Come va bene, come stai? Non tanto bene, però se venivo di persona era meglio. E vabbè, dai. Allora, la prossima volta. Tu sei fidanzata? Sì, Lello. È fidanzata, Gabriella, non mettere gli occhi addosso. No, proprio, lo so che tu non sei geloso, è il fidanzato che è geloso. Vabbè, Lello, allora, adesso, come ci hai detto tu, giubbotti, pantaloni, felpe, maglie, camicie, c'è tutto, ok? Te li faccio vedere, così tu poi scegli quella che vuoi, ok? Qua andiamo di alti livelli, Armani, Gucci, Versace, Macello, Che negozio ti trovi? Che... Io sto a Bari, in Viale della Repubblica. Ah. Capito? Da Gianni, un amico che ti vuole molto bene. Quella nera è migliore, buona, sì. Okay, vai. È andata con la t-shirt nera. Poi c'è anche quella blu, nel caso. Guarda. No, non mi piace la Levi's. Non è una marca di gradimento. Una bella camicia, Lello. Oh, guarda che eleganza, Lello. Camicia bianca, classica, ok? Ok, assodato, vai. Camicia blu, camicia bianca e maglietta t-shirt nera, ok? Poi abbiamo una stupenda felpa, una stupenda felpa. Non mi piace della Lotto. Non ti piace della Lotto? Va bene. Ok, allora c'è questa. Lello, neanche il pantalone ti piace della Lotto? Guarda che bello. No. La tuta non la vuoi, vuoi proprio la felpa. Allora, guarda, c'è questa felpa col colletto alto, guarda che bella. Questa sì, ok. Sia fatta la volontà di Lello. E poi c'è questa più classica col cappuccio blu. No, non mi piace quello. Ok. La prendo. Eri indeciso, cosa non ti convinceva, Lello? No, quella no. Questa no, rosso non piace. Lello è elegante, capito? Tino. Allora, un color ruggine. Lello, adesso andiamo su un paio di maglioni. C'è questo color ruggine. Ma non le voglio i maglioni, voglio le felpe con la cerniera in mezzo. Vuoi le felpe con la cerniera in mezzo, ok. Questo è Richmond, Lello. Quello prendo. Lo prende quello. Le righe? No, quello non mi piace. Ok. Niente. Maglioncino blu? No, quello non mi piace. Non piace. E questo verde smeraldo, Lello? Sì, questo è buono. Ah. Questo è buono. Senti, adesso andiamo sui pantaloni. Ci sta questo color ruggine. I pantaloni. Neri, eccolo qua. Guarda, ce l'abbiamo, figurati se non ce l'abbiamo. Guarda Gabriella, t'ha pensato. Va bene? Con la camicia bianca, è un grande abbinamento. E il jeans? Il jeans serve nero. Va bene, lo procuriamo. Procuriamo nero, ok? Lo stesso modello nero, ok? Sì, ok. E adesso finiamo col giubbotto. Scegli quello che vuoi di più. Guarda, questo è un bomberino. Questo sì. Ma aspetta, guarda gli altri e scegli quello che ti piace di più. Quello è il primo che hai visto. Poi guarda, c'è questo. Guarda questo. Prendo quelle due. Aspiro, uno devi scegliere. Guarda, mo. Lello, guarda che bello. Guarda. Mi
dammi questo. Aspetta, scegli prima, vedi prima, vedi gli altri prima e poi scegli, non ti far prendere dalla prima cosa, no. Guarda. Bello, è carino questo pure. E so tre già. Vedi l'ultimo? Molto chic. Molto chic. Questo è il più chic, guarda. Questo lo apri? Eh? Aspetta che... Guarda. Oh, guarda, guarda dentro. All'interno c'è l'altro giubbino, guarda. C'è la pettorina che puoi rimuovere. Allora, di questi qua... No, c'è questo qua. Questo che hai in mano tu. L'ultimo? Questo qua, questo, questo. Questo, sì, questo blu? Sì. Ok. Sì. Blu notte, però attenzione che questo è blu notte col cielo stellato, eh? Ah, sì, sì, proprio a quello. Ok, cielo stellato. Okay. C'è un po' di foschia, va bene lo stesso? Vabbè, tanto, vabbè. Ok, allora, hai preso, ricapitoliamo, Gabriella. Allora, questo fantastico giubbino. Ok? Blu. Blu notte stellato con un po' di foschia. Andiamo avanti, poi... Poi questo bellissimo pantalone nero. Ottimo, sì. Ottimo. E mi devi dare la cinta pure. E subito la procuriamo. Questi due bellissimi pullover. Sì. Sì. Che stanno benissimo, tra l'altro, abbinati al pantalone. Le due felpe col cappuccio, questa con la cerniera al centro. E questa con no, senza cerniera. Col cappuccio profilata. Sì, buona, buona, Antonio. Ok, perfetto. E hai le due camicie blu e bianca. Eccole qua. Sì. E poi la maglietta. Quello nero. Sì, tutte e due. No, uno è jeans e uno è pantalone normale, capito? Sì, sì. Va bene, si tacco, babbo. Ok, sì, e però... poi ci abbiamo la maglietta, ok? Ok. Soddisfatto? Abbastanza, quella bella è una bella presenza. Grazie Lello, grazie. Hai capito Gabriella, ti sei presa grazie. Anche la bella presenza da Lello. Grazie, hai capito grazie. La bella presenza. Come mi aspettavo prima un tuo intervento in gamba tesa, Lello. Come mai hai aspettato tutto sto tempo? Va bene. Aspettare. Poi ci dovrai fare la sfilata, eh? È molto chic. Grazie. Sei molto chic. Grazie. E andate dal parrucchiere per te, ricordatelo. Tu invece grazie. No. Ma io, ma tu lo sai, io da qua voglio uscire, andare a vedere le belle ragazze come lei, allora ci fanno un buon caffè. Un caffè, mi raccomando. Allora, Lello, quanto prima mi vieni a trovare, va bene? Va bene. Ok. Allora, vi lascio perché mi sento di troppo, eh. Hai finito di mangiare? Fa l'aperitivo. Ah. Lello, io sono una tua follower. Io sono una tua follower. Ottimo, grazie. Quindi quando vieni in negozio mi firmi un autografo. No problem. Ok. Andiamo a un buon bar a prenderci un buon caffè e ce lo possiamo tutte e due. Non ci sono problemi, va bene, va bene. Lo offri tu, Lello, lo offri tu. Ma vediamo come devo fare. È un bel nome, Gabri. Ti piace? Una vecchia amica mia che si chiamava lo stesso Gabriella. Ah, beh, sono contenta. Già te si benatrenanze, Gabri. Ti sei già sbilanciato col diminutivo. Beh, siamo amici. Gabri, si vede che è troppo bellissima. Grazie. È uno splendore. Grazie Lello, grazie, sei gentilissimo. Io chiuderei prima che finisca il facciale. Sì, perché... Va bene, Lello, ci vediamo domani. Ci vediamo domani, ti voglio in defilé, devi fare la sfilata per farci vedere come ti stanno, eh? No problem. Va bene, va bene. No problem. No, Costantino, con il giocattolo, mi raccomando, ci divertisce bene bene. Divertiti col giocattolo, Tino. Lello, io mi posso divertire solo con questo, pomo, eh? Basta, chiudiamo qui. Lello, un bacione, ci vediamo domani. Sì, tu te la ride, eh? Bravo, bravo. Non mi mettete i pannelli tutti e due. Ehi, saluta Gianni, manda un saluto a Gianni.
Un bacione grande a Gianni. Bravo. Mi raccomando, ci vediamo domani. Ciao Le. Bobo, sarò sempre la bambolina. Ti, ecco. Ciao Lello, ciao. Dagli un bacione. Dagli un bacio dei tuoi a distanza, dagli. Sempre. Daglielo. Beh, ciao Le. Cosa vedo? Domani mattina o pomeriggio? Ti faccio sapere in serata, Le, non so, bisogna vedere gli impegni che abbiamo. Ah beh, impegni, adesso faccio quello che sia, non so, che è vecchio ormai sto detto. E fa clavo, giovane. Mi devo fare la barba. Vabbè, mi farò la barba. Ciao Le. Quando? Il 23 dicembre o il 24? Il 24. Un bacio a lei, ciao. Ciao, cazzo trascorsi, vai. Non vuole leggermi un po'. Cioè, mi raccomando, mi devo essere schinicchiato, mi raccomando. Va bene. Schinicchiato, mi raccomando. Faremo i conti. Dobbiamo andare a Rocco. Ecco. Non mi ascolto mai. Non ti sento più, Lello, non sento più. Gabriella, però devo dirti una cosa. È andato meglio di quanto io potessi soltanto immaginare. Siamo stati fortunati, Antonio. Abbiamo individuato i gusti di Lello. Sì. Meno male, Tino. Mi ero agitato. Vabbè, quindi adesso Prepara tutto. Facci il conto. Certo. Prepara tutto. Tino. Il cast e porta a casa. Va bene. In cassa? In carta. Ah, in carta e porta a casa. Vabbè, sì, ci so. Passare, ci tocca adesso, glieli andiamo a portare, certo. Così vediamo se le taglie sono anche quelle giuste, perché va potrebbe bene. Questo è la difficoltà di non averlo qui con noi. Ma te lo porteremo. Una minaccia. No, no, non è una minaccia, non mi permetterei mai, è una promessa solenne. Va bene. Che fortuna. Arrivederci. Va bene, ragazzi, vado a impacchettare. Impacchetta, Gabriele, impacchetta.